Con questo caldo, una ventata d'aria fresca ci sta sempre bene. Arriva una nuova modalità di gioco in Araka Blade Point, Capture the Spirit Well. In questa nuova modalità dovrai conquistare e mantenere 5 punti di controllo sparsi per la mappa e con il passare del tempo otterrai punti che ti porteranno lentamente alla vittoria. Il primo team che raggiunge i 1000 punti vince. Alternativamente, se prima dello scadere del tempo nessuna delle due squadre ha raggiunto il punteggio massimo, beh, si concluderà in parità. Inoltre, durante il match otterrai dei Darktide Coin ogni tot tempo e potrai decidere di catturare con la tua squadra un albero dei soldi per ottenere dei Darktide Coin extra. Infine, nel mentre della battaglia compariranno delle sfide speciali per ottenere delle ricompense. Questa modalità però non è sempre disponibile e questo è un gran peccato, visto che potrei giocarci solamente il giovedì, il venerdì ed il sabato e la domenica dalle 3 di pomeriggio alle 3 di notte. Naraka Blade Point si è imbarcata in un'avventura tutta nuova, ma non molto dissimile da uno schema già visto. Si tratta infatti di una modalità già presente in praticamente ogni FPS, o First Person Shooter se preferite. D'altro canto, credo sia l'unico Battle Royale ad averla introdotta, quindi chapeau. In ogni caso, appunto, è una modalità divertente che merita una prova almeno una o due volte. Con l'avvento dell'ultima patch che ha introdotto la modalità di cui ti ho appena parlato, sono arrivate anche le prime modifiche per l'abilità di Zai, che ti permettono di cambiare il suo stile di gioco in maniera più aggressiva e permettendoti di adattare il personaggio ai tuoi gusti. Inoltre, potrai partecipare anche a due nuovi eventi nel titolo, sempre recandoti nella sezione degli eventi a tempo limitato. Il primo, Herald's Duel, ti permette di giocare una nuova modalità di showdown e ti basterà cliccare su Join Event per scoprire tutto quello che ti serve su questo evento. Sappi però che è un minigioco. Non aspettarti grandi cose. L'altro evento è più classico e sei abituato a vederlo spesso in Naraka. Sto parlando di Vein of Olorot. Ogni giorno potrai ottenere della moneta d'evento per poter ottenere delle ricompense uniche, eseguendo il login o completando le missioni che troverai nell'elenco di cose da fare. Le ricompense sono varie e la più costosa è uno sfondo unico per Zai. Se come me hai deciso di utilizzare questo personaggio e vuoi personalizzarlo e renderlo più figo possibile, ti toccherà farmare un po' di missioni, fino almeno ad arrivare a 60 monete d'evento per portarti a casa il mal tolto. Considera inoltre che la maggior parte delle missioni di questo evento sono legate alla nuova modalità introdotta in Araka. Infine, se vuoi tentare la fortuna, appare anche la Yin Yang Pool, dove potrai, per 400 oro, ottenere delle ricompense esclusive, tra le quali le nuove cosmetiche recentemente aggiunte nel negozio e non solo. Ci sono un totale di 20 premi e per ottenere i costumi e le armi che vedrai a destra dovrai per forza tentare la sorte. Per ottenere tutto quanto dovrai spendere la bellezza di 8.000 oro, che equivale a 70 euro, per tre costumi e due armi leggendarie. Bah. E tu, cosa ne pensi di questo ultimo aggiornamento di Naraka?